Allora, come detto, signori, oggi iniziamo con il provarci Wonder Boy, che in realtà remake di Wonder Boy 3 The Dragon's Trap, che era un titolo uscito nel 1989, quindi è passato veramente tanto tanto tempo, ma adesso vedremo come hanno lavorato per fare questo remake i Lizard Cube, come vedete da lì in basso, che hanno fatto un lavoro della Madonna. Bello, bello, bello. Perché il gioco, come detto, dell'89, questo qui è uscito in realtà da un po' di anni, perché è uscito nel 2017, quindi è uscito da qualche annetto. La cosa bella che vi faccio vedere è anche il fatto che il gioco, questo è il salvataggio, no, dovevo andare in opzioni. C'è la possibilità di mettere il retro, nel senso grafica retro, musica retro, effetti retro, inventario retro, che questo poi dipende da quello che andate a selezionare qua, naturalmente. E poi andiamo a vedere quella che è la particolarità. Ci sono anche le impostazioni avanzate. Quando andate a mettere queste tutte attivate, potete andare a quelle avanzate. Effetto delle skyline. E schermo retro e gli effetti e quant'altro. Poi li andiamo a vedere appena iniziamo con il titolo, che ci giocheremo naturalmente con la modalità attuale, che è veramente una cosa spaventosamente bella, pucciosa, intrigante. Wonderboy, come detto, io sono ignorante, nel senso che all'epoca non giocai i Wonderboy, quindi qui ci andiamo ad esperienziare per la prima volta con un Wonderboy in generale, quindi andiamo, signori, andiamo. Questa era una partita. Ieri sera, come ho detto, mi ci sono messo un pochino, ho fatto un'orettina a facile, che mi sembra anche giusto, buono e giusto. E quindi ci facciamo un altro salvataggio, naturalmente anche a facile, perché ce lo andiamo a vedere un pochino con calma, con tranquillità. E possiamo scegliere boy o girl, che non c'era all'epoca. Il leggendario avventuriero ha barattato lo skateboard con una spada e uno scudo. Ha esplorato Monsterland alla ricerca del drago Mecha. Taglio di capelli impeccabile. Poi leggiamo anche Girl. È a caccia di avventure e fa molto sul serio. Ha esplorato Monsterland alla ricerca del drago Mecha. Pettinatura impeccabile anche qui. Andiamo con il boy. Davanti a te c'è Monsterland. Dopo molte peripezie, hai finalmente raggiunto il castello del mostro. Il tuo obiettivo è la temuta sala del drago. Ma c'è una cosa che ancora non sai. Il drago ha il potere di lanciare maledizioni sui suoi nemici. Vi faccio vedere così com'è una cosa particolare. Allora, per quando... Ah, allora aspetta che sposto la camera, effettivamente che è in una zona un po' stramba. Grazie Mirko, grazie per i 28. La camera la mettiamo un pochino più bassa, che lì ci sono cose interessanti ed utili, direi, da vedere. Grazie, grazie mille Mirko per i 28, anche a te, anche a te. Abbiamo classici tasti. Saltiamo, con B usiamo una delle abilità. Le abilità sono quelle lì. Io l'ho visto ieri, come detto, la prima volta che l'ho giocato, però. Allora, aspetta che abbasso ancora un pochino l'audio, che. Ok. Abbiamo le monete, abbiamo le pozioni che sostanzialmente entrano in utilizzo quando tu sei morto. Quando finiscono i cuori, utilizzi una di quelle pozioni. Quindi è come un continua. E poi quello dall'altro lato, che è la palla di fuoco che si può cambiare con i grillettini, sono le abilità particolari che possiamo utilizzare con B. Poi abbiamo il tasto per saltare e il tasto per attaccare. Ma una cosa bellissima e geniale è anche quella che hanno fatto in questo remake, è quella di mettere la sovrapposizione con l'originale. Con il grilletto sinistro mettiamo la musica del capitolo originale. Grazie Fede Minut, grazie per i 15. E con il tasto destro mettiamo la grafica dell'originale. Quindi tu, mentre stai giocando, poi i suoni, gli effetti, tutto quanto. Grazie Tamuz, grazie per i 9, grazie mille. Poi semplicemente vedi un livello, vuoi andare a vedere com'era all'epoca, com'era nell'89, basta che fai così, lo fai in automatico, sia. Puoi tenere la musica retro, puoi giocarti un livello in modalità così. Ed è una cosa straordinaria, signori. È una cosa straordinaria. Oltre al fatto che cambia tutto, cambia il fatto anche nell'introduzione. Per dire, ieri che l'ho provata, mettendo in modalità retro, ero partito in modalità retro, era solo in inglese perché l'originale non aveva l'italiano, quindi era in modalità retro. Stessa cosa per quanto riguarda l'inventario. L'inventario noi ce l'abbiamo così adesso.
Se metti con la modalità grafica retro, quando ci rientri, no, dobbiamo selezionarlo da qui, ecco per quello che vi dicevo, retro. Vabbè, mettiamo gli effetti retro, inventario retro. In questo modo anche l'inventario è come era una volta. Poi naturalmente sempre andando a cliccare così ti rimette tutto normale. E per quanto riguarda le cose visive, vi faccio vedere un po' tutto perché è una cosa che a me infogna quando vado a vedere questi retro game, che in realtà non è un retro game perché è del 2017, però che ha dei rimandi al, all'originale. È anche il fatto che nelle impostazioni avanzate, adesso rimetto retro, impostazioni avanzate, c'è la skyline, che sono sostanzialmente le barre del tubo catodico, vedete? Ti fa le barrette del tubo catodico. Schermo retro è un po' di sfocatura, perché il tubo catodico aveva questa un po' di sfumatura, quindi se andate a vedere è molto affine ad un tubo catodico così. Grazie Isa, grazie per i 32, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Quindi già quello ti va ad aggiungere quel qualcosa in più quando metti la, la modalità retro. E questo è quanto, signori, questo è quanto. No, in live avevamo provato un'altra cosa con questo stile di rimando al vecchio, ce ne sono più di uno, io ve lo sto facendo vedere in questo, ma naturalmente ci sono anche in altri giochi questa tecnica. E nei giochi in cui viene utilizzata è una figata, perché poi tu in un attimo puoi andare a vedere come erano una volta. Aia. Ed è una figata. Allora, il gioco, come detto, non è facile magari per me che sono discretamente impedito in questi giochi, ma è di una bellezza unica. Anche i movimenti del personaggio. Poi ci sarà da studiarsi un pochino come funziona il gioco e tutto il resto, ma... Ok, il sound del rewind ti fa capire che ti ha risputato indietro, quindi... Bisogna trovare l'alternativa. Sapimmo. Ok. Senti le musiche, come? Poi l'originale era un po' più semplice, giustamente. Quindi qui ci buttiamo qui sotto. Attenzione. Allora, per quanto riguarda i pattern di Orco 2, ho sbagliato. Cioè, ho sbagliato, in realtà poteva, dovevamo scendere, però. Guarda qua che figata. E che volevo dire? Non mi ricordo. Allora, in realtà c'è un lato e un altro di là non possiamo tornarci. Ok, va bene. Quindi proseguiamo da questo lato. Io naturalmente non so, non avendo giocato quello all'epoca, non so dove che... Per carità, ieri un pochino abbiamo spippolato, però. Grazie alla Tecniame, grazie per i 34. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie mille. Dicevo, i pattern non sono affatto facili, quelli di beccare a destra e a manca il tutto, eh. Ora siamo con il nostro protagonista Mecha Dragon, quello che ci aveva detto all'inizio. Ora, attenzione. Ecco, subito dobbiamo cercare di beccarlo sulla capoccia senza farci... Aia. Allora, in realtà per pararti basterebbe rimanere fermo e lui si para. Mo non so se ci possiamo parare pure da lui, ma... Questo è il drago e, come ci aveva detto all'inizio, lancia maledizioni. La maledizione qual è? Ci ha trasformato in un draghetto. Adesso noi siamo diventati un draghetto. Cambia il numero di cuori che abbiamo a disposizione. Cambia la tipologia di attacco, perché non abbiamo più una spada e uno scudo, ma abbiamo il soffio de drago. Una cosa da vedere è quella che, quando clicchi, vabbè, va più lontano, però se spari più velocemente, vedete, si interrompe il fuoco, quindi a volte è meglio spararne uno, aspettare che va verso il nemico, non spararne a pressione. Quindi adesso noi siamo stati maledetti dal boss, dal drago, e dobbiamo, niente, dobbiamo cercare di tornare noi stessi. Vedete anche com'è cambiato il... Guardate, all'epoca cambiava in questo modo. Ogni tanto ci faremo una capatina anche alla visuale retro. Anche se quella attuale è fatta in modo impeccabile, devastante. Oh, abbiamo trovato la chiave e quindi possiamo aprire una porta. Che
in linea teorica è questa, sì. Ok, qua attenzione che cadono dei pezzi dall'alto che noi probabilmente beccheremo tutti in testa, perché noi... Oh, mortacci sua. Aia. Si sta mappia tutti, meno male che... Salute che scende piano piano, perché sennò... Presi, preso. Attenzione. All'epoca era così. Ed è una figata, signori, onestamente. Per quello vi ho detto, quando vedo, becco queste chicchette, le facciamo subito, signori, perché questo ce l'ho da una marea di tempo. In realtà, come detto, è uscito nel 2017, quindi andava recuperato, ma... Poi rimandando pure ieri, mi sono fatto una partita e ho detto, vabbè, prima o poi lo porto. Ho detto, no, non prima o poi, lo portiamo adesso, perché sennò poi... Ok, qua usciamo... Così il castello, il fuoco era visto in questo modo. Ecco, qui nel castello non si può andare perché non abbiamo... Yeah. Oh, adesso iniziamo ad accumulare anche monete, che è una cosa molto importante e molto utile, perché poi ci sarà il villaggio, ci saranno cose da acquistare, perché la nostra attrezzatura al momento è questo scudo leggendario, la spada leggendaria e l'armatura leggendaria, che comunque... funzionano anche tra virgolette per il drago. Vedi, lucertola più 100 difesa. Comunque ti dà una difesa anche se visivamente non ce l'hai. E ora prosegui il cammino della tua avventura. Anche qui puoi mettere la versione retro, vedi? Wonderboy, The Dragon's Trap. Eccoci qui al villaggio. Anche durante le cutscene, tra virgolette, si può cambiare in modo tale da tornare all'89, sia così che con la music. Grazie Kata, bonsoir, ben ritrovato caro, grazie per i 61. Già siamo belli carichi, satolli e pronti per ripartire con estrema leggiadria. Questo più o meno con estrema leggiadria, diciamo. Grazie Thunder, grazie per i 145 bizzoni, grazie caro, grazie mille. E grazie anche a Claudio per i 15, bonsoir Claudio, bonsoir. Rimaniamo drago, valutiamo perché adesso le cose andranno avanti. Allora, il fatto di poter tornare così e rivedere, anche con la musica, perché pure la musica fa, perché se metti questa musica qua ci sta, per carità, però è tutto molto beats... Lo puoi giocare come vuoi, questo è straordinario visivamente parlando. Comunque entriamo nella prima porta del villaggino. Oh wow, se avessi una faccia come la tua cercherei subito un antidoto. Grazie per la fiducia. Perché poi una cosa particolare è che in varie conformazioni del nostro personaggio abbiamo la capacità di raggiungere o arrivare in determinati luoghi. Nel senso, mo vediamo qua che ci abbiamo. Ok, qui c'è un pozzo. Prima di andare nel pozzo proviamo... Aspetta, lì è chiuso, quindi no, qua facciamo così perché sennò rimbalziamo malissimo. Anche qui possiamo scendere. Vabbè, facciamo una cosa, scendiamo non benissimo in realtà, però. Ok, ci sono molte porte segrete che io naturalmente non beccherò mai perché non ho la più pallida idea di quali siano. Certo, va, devi provare e riprovare, però. Ora qui ci eravamo buttati da un lato. Se io vado dall'altro lato. Ah, ok. Perfetto, abbiamo recuperato un secondo cuore. Bisogna spippolare a destra e a manca. Anche perché con il draghetto avevamo un solo cuore. Meglio così. E adesso da qui ritorniamo sopra. Qui è chiuso. Però possiamo anche adesso arrivare qua. Vedete, c'è anche il segnetto per poter eventualmente acquistare cose. Allora, la spada migliore sulla piazza. Lucertola più 12 attacco. Poi in base a quello che sei ti dice il coso dell'attacco. La spada non vedete quanto costa, ma costa 15. Scudo di Mithril e armatura di Mithril. Noi al momento abbiamo veramente poche monete, quindi per il momento andrei a temporeggiare, anche perché quello che abbiamo noi al momento non che faccia granché, però più 3 d'attacco è piuttosto barbona come cosa, lo scudo più 3 difesa,
e armatura più 3. Insomma, abbiamo cose veramente barbone. Però, ce ne saranno veramente tante, tante da recuperare. Apriamo anche questa. Oh, hai un'area un po' strana. La prima iniezione la offro io. Questa è per la cura. La prima cura è gratis, però noi in realtà al momento non ne abbiamo bisogno. Quindi ce la teniamo per momenti di magra. Qui non possiamo andare, quindi dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo tornare indietro dove c'è appunto il passaggio che avevamo visto lì nel pozzo, che era qui in realtà. Grazie Stallone Malato, grazie per i 35. Buone feste anche a lei, cavo. Grazie mille, grazie mille. Allora, vedi, là ti faceva vedere quello che avevamo beccato. Qui sott'acqua comunque il fuoco funziona, ha il suo. Guardate anche la bellezza dell'acqua, che qui era fatta a mattoncini, insomma, giustamente, nel vecchio stile, comunque. No, è fatto veramente bene, cioè, visivamente è un dipinto molto molto bello, molto molto bestemmioso, naturalmente, poi vedremo. Allora, c'è la spiaggia, possiamo entrare anche qui per dare un'occhiata e riusciamo in questa zona. Bene. Non sempre le porte che becchi sono le giuste porte da beccare della serie. Però bisogna provare, è tutto fatto di inganni, intrighi, porte, segreti, cose da aprire, cose da non aprire. E noi proviamo insomma. Naturalmente proveremo tutte le varie porte, varie ed eventuali che ci sono. Attenzione anche qui, lato salterellino che... cioè... da valutare un attimino la situazione, perché come vi dicevo non è facile. Eccolo là. Qui cadiamo, ma c'è dell'altro. Cioè, nel senso, noi cadiamo, ma sotto c'è dell'altro. Quindi tu cadi, ma allo stesso tempo scopri cose. Quindi non è detto che cadere sia un male. Nel senso, qua recuperiamo un po' di cuore. Nel mentre prendiamo monete. Aia, mortacci, tu, adesso, poligone. Qualunque cosa naturalmente ti può uccidere, nonostante la pucciosità della situazione. Lì sopra noi non arriviamo, quindi niente da fare. Torniamo indietro, dall'altro lato, o meglio. Cerchiamo di uscire da quest'altro lato. Ok. Guarda come si accoccola con la coda anche. Poi anche le musiche si giocano. E poi naturalmente anche all'epoca. Aia. Senti anche quelle. Sempre quelle dell'epoca. Ah, figlio di una. Maiala. Questo ho messo facile, signori, naturalmente, perché le mie capacità sono piuttosto limitate. Questi frangenti platforming e non solo. Attenzione, perché non tutte le bestie hanno lo stesso numero di attacchi che li devi fare. Quelli verdi di più, quelli blu ancora di più, se non sbaglio, per quanto riguarda il numero di colpi che li devi No, siamo morti e quindi già abbiamo sprecato una di quelle di rinascita, che non è affatto una cosa positiva. Assolutamente no. Vabbè, noi comunque proseguiamo da questo lato. Sto facendo una discreta attenzione. Ok. Noi, come detto, con questo andiamo a selezionare quella che è l'arma lì sopra. L'arma secondaria, insomma. Attacco bonus, diciamo così. Cerchiamo di raccattare anche monete. Aia, stavo andando di là, maledetto. Guardate anche i fondali, che poi erano così all'originale. Sono stati arricchiti e bene bene. Ecco, questa è una figlia di puttana, perché l'unica cosa che potevamo usare era la freccia per beccarlo. Io naturalmente non l'ho beccato e quindi adesso ce lo teniamo lì, che ci ucciderà pian pianino, perché... aia. Gli attacchi verso l'alto non ne abbiamo, quindi siamo già un pochino morti male. La nuvola è veramente bastarda, ma veramente tanto. Ora, noi siamo venuti da qui. Abbiamo la possibilità di andare di là? No. Abbiamo la possibilità di andare di qua? No. Quindi abbiamo queste porte. Proviamo con la prima. Oh, travestito da goblin senza farti troppe domande. Vedi, questo già c'ha qualcosina in più. Non abbiamo... Madonna, questo costa una madonna. Lucertola più 0 di difesa, però. Per la lucertola, magari per gli altri potrebbe andare bene,
Vabbè, niente, non ho comunque moneta per comprare una beneamata cippa. E di conseguenza, se... Ok. Abbiamo trovato una chiave. Una chiave che poteva essere utilizzata per dove? Non lo so. Adesso andiamo a vedere, sempre se non ci moriamo prima. Perché la problematica è data dal fatto che... c'è sempre quella nuvoletta che adesso ci riattaccherà in modo brutale e violento. Quindi qua credo... Aia. Ah. E niente. Comunque sono anche stronzi e non poco. Niente, siamo morti. Game over. Game over perché abbiamo perso quello. Ma c'è anche suggerimento. Quando ricominci la partita, armi, chiavi ed equipaggiamento non vanno persi. Quindi questa è la cosa comunque importante da ricordarsi e da tenere in considerazione, che almeno non perdiamo l'equipaggiamento, le chiavi e le cose che abbiamo trovato. Si riparte dal villaggio, che è il checkpoint generico. Quindi abbiamo una nostra chiave che ci poteva servire per dove? In linea teorica per qui. Quindi tutto sommato siamo tornati alla casa base giusta? È possibile. Ok. Entriamo nella nuova zona, apparentemente. Lì eravamo andati a prendere solo la chiave. Qui era così. Perfetto, noi dobbiamo andare a sinistra, quindi noi andiamo a destra perché voglio vedere cosa c'è. No, no, non benissimo. No. E perché poi devi stare attento a quello e a quell'altro, quindi della serie. Conviene veramente andare qui. Oh. Toh. Vado a cagare. Il canyon. Allora, in realtà noi dovremmo andare dall'altro lato, però la curiosità mi spinge. Madonna, non gli facciamo niente. Credo. No, questi ricicciano, quindi è un po' anche un problema tecnico-tattico. Credo che naturalmente alcune zone sono da farsi prima, altre dopo. E ci sarà un motivo, voi direte. Sì, c'è un motivo. Effettivamente dovremmo anche rispettarlo. Tipo qua, questi ci rompono il culo, no? Cioè, se ci diceva di andare a sinistra, ci sarà un motivo, no? Però, però, la curiosità ci spinge in questa nuova zona dove probabilmente moriremo malissimo, ma... ma la mamma puttana è da considerarsi tale. Magari zona più difficile da non fare adesso. No, ok. Vedi? Dovevi andare a sinistra. Però, questo anche per farvi capire, tutorial, cose da farsi e da non farsi. Se c'è una strada, se c'è una freccina, c'è un motivo. C'è un motivo se c'è una freccina che vi dice vai là. Se tu vai di là, te la trovi tu. Te la trovi tu. Perfetto, tanto siamo qui, quindi comunque ripartiamo dalla zona dove stavamo, perché tanto rimane sbloccato quello che abbiamo sbloccato. Potrei acquistare qualcosa dal tipo, ma non credo sia il caso, per il semplice fatto che comunque vende roba piuttosto barbona, che per carità all'inizio può pure andare bene, però... Le tempistiche sono molto stronze. In realtà a volte capita che è quasi come se... ieri mi è capitato in una zona più avanti dove io premevo il pulsante per saltare e quello riabbassava. Cioè era proprio come se leggesse il pad e facesse esattamente... Avete presente quando... cioè avete... tipo in alcuni giochi sono quei due personaggi, uno la copia dell'altro, che se tu vai a destra quello va a sinistra e si scambiano, eh? Così succedeva. Grazie Stefano, grazie per i 57, grazie mille. E qui accadeva la stessa identica cosa con in una zona più avanti dove, non lo so, avevamo preso quel ritmo che io non riuscivo a colpire niente. Erano proprio una roba spaventosa. Guarda qui le piramidi, che bello, che non c'erano qui. Qui era tutto molto più semplice. Molto... Però era comunque una roba straordinaria, signori, perché trattasi dell'89. Però il lavoro che hanno fatto adesso... Aia. Attenzione qua che... Allora, noi in realtà possiamo controbattere al fuoco che ci viene lanciato, lanciandogli il nostro, così. Però, diciamo, non è proprio facilissima come cosa, quindi eventualmente... Arca Troia. Non è proprio l'ideale.
Qui ci sono due tecniche. Una è quella di proseguire. L'altra in realtà sarebbe anche quella di utilizzare un'altra di quelle, di quei bonus che abbiamo, che dovremmo avere, in realtà adesso non abbiamo. Li lanciamo per colpire questi qua. E ci possiamo... Attenzione, sono due. Ok. Ecco, il cuore mi serve. Anche perché poi ci saranno alcuni che tirano in un modo, altri che tirano... Vedi, questo mo ha tirato alto, questo mo ha tirato in faccia. Mortacci sua. Porca la troia. E qua pure... niente. Non è... No bueno, no bueno. Stiamo veramente facendo cagare, eh? Cioè, ieri per dire ho giocato anche un po' meglio. Nel senso, sembra strano da dirsi, ma... Oddio, anche perché peggio di così sarebbe anche piuttosto impegnativo, come cosa. Niente, ti stiamo... Una volta che ti beccano, sei fottuto malissimo. Oh, è bello. Abbiamo preso anche... Perfetto, perfetto, perfetto. Abbiamo presi tutti. Ecco, qui eventualmente... Ok, ci siamo tolti già quello che... Naturalmente lo devi prendere in faccia, sto pezzo di giraggio. Girasole! Siamo lì lì per morire male. Ok, no, non benissimo. Cioè, non benissimo nel senso... Ok, no, no. Ecco qui. Cristo santo, bastarda la nuvola di Christian. A questa altezza la prendiamo, però comunque l'abbiamo preso nel culo, nel senso. Allora, aspetta, perché qui c'è una piramide, come stiamo vedendo. Noi vediamo in realtà se c'è la possibilità di insieme. Attenzione, dove andiamo? Sembra che l'ha fatta tutta di culo. Attenzione, in faccia, in faccia. Ok, abbiamo preso un po' di soldi. Però attenzione, perché qui in linea teorica sono zone questa situazione è da valutare. Perché no, però per forza questa strada dobbiamo fare in realtà. Qui naturalmente moriremo male perché abbiamo uno sputo di vita. E queste qui sopra... Vabbè, dicevo, quelle lì di solito particolari sono boss fight. E... Oggi lo sto giocando veramente di merda. Come ho detto, ieri una partitina, però... Sono andato molto più lontano, molto più velocemente, quindi... Non benissimo questa performance, devo dire la verità. Performance sottotono, eravamo passati qua? Così è straordinario. Allora noi adesso ripartiamo qui nel deserto. Arriviamo in modo eventualmente facinoroso al... Cercando frecce non ne abbiamo, eh? Mi sembra anche giusto. Dobbiamo sempre... Ok. Merda. Ok. Cerchiamo di resistere un pochino. Non dico tanto, ma... Ecco, qui eventualmente potremmo anche utilizzare questo, che ci ammazza il baracchino lì. Ci buttiamo qui sotto. No, non così. Ecco, adesso è rinato quello, quindi possiamo anche andare di qui. Merda. Lì c'è una porta che però non so come... Credo ci possiamo arrivare in questo modo. Quindi proviamo. Non dico che sott'acqua sia più facile, signori, ma... Anche per cambiare un pochino. Possiamo provare ad evitarci un po' di assalti. Senti il sound, senti il jazz. Cristo morto. Niente, poi quando è così rimani bloccato nel loop dell'attacco del nemico. Quindi io vorrei evitarmi questa cosa per arrivare sopra, se possibile.
Ah no? Sì, si può fare, si può fare. Attenzione, questo. Quello verde che ci incula. E niente. Sì, perché poi la stronzaggine è che comunque lo stile è rimasto quello dei giochi di una volta, dove rimanevi impallato e ti colpivano in ogni modo, in ogni dove, eh. Cioè, quello è il fatto che comunque è rimasta la bastardaggine del titoli dell'epoca, nel senso. Se vuole venire qui, eventualmente. Ok. Perfetto. Vediamo dove riusciamo ad arrivare sott'acqua eventualmente. Sì. Perfetto. A proposito di bestemmiosità, poi ci recupereremo anche robe lato Donkey Kong, perché noi dobbiamo ancora recuperare cose su Twitch straordinarie. Senti il sound. Si può ancora? Ok, non so dove stiamo arrivando, ma facciamo questa parte subacquea fin dove subacqueiamo. E comunque le monete ci servono. Ce le dava anche sopra, per carità. No, no, non così, non benissimo. Okay. Anche le monete, per dire, sono stronze da prendere. Allora, qui entriamo dove? Perfetto. Vedi? No, se non c'è buttato. Abbiamo fatto molto bene ad entrare qui. Naturalmente i nemici ricicciano, perché non è che te la puoi cavare con ok, li hai eliminati, basta, no? Ma te li ribecchi tutti in faccia, però ti ridanno delle monete in quantità magari credo più basse, non ne sono sicuro. Ora dobbiamo riuscire da qui, che è la prima uscita papabile. Perfetto. Dove naturalmente prenderemo il granchietto in faccia, perché ok, no, ok, ce lo siamo evitati. Però non ho frecce, Dio Cristo. Madonna. Niente. Troppo. La mamma birichina. E quindi noi qui proseguiamo dritti, visto che abbiamo visto che lì non potevamo. Proseguiamo dritti. Non è strettamente necessario. Non saprei, però. Nel dubbio. Scusi, proviamo un attimo la situazione che qua. Qui mi sa che siamo dentro la piramidona. Qui non solo li uccidi, ma ricicciano, ma porcala. Dai, questa è veramente una morte da coglioni, possiamo dirlo. Credo di sì. Proprio mentre saltavamo abbiamo preso la freccia in faccia. Non era proprio la faccia, però l'abbiamo presa. Qui c'è quella che ci cura, ma in realtà, vabbè, noi ci andiamo per... non ci serve la cura in questo caso, perché siamo morti poc'anzi, quindi ci dispiace, ma purtroppo... No, 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 non così. Ok, anche perché non abbiamo la chiave, tra l'altro. Adesso invece possiamo uscire da qui con questa. Perfetto. La sala della piramide. Ok, qui non abbiamo esperienziato al momento. Attenzione, queste rane sono pure stronze, perché hanno un moveset un po' particolare che ti arrivano in faccia come se non ci fosse un domani. Vedi, soffio della mignotta. Attenzione, eccola pure io, però. Eventualmente queste cose potremmo anche evitarle. Questi assalti. Oh! Vabbè, se n'è andata, quindi facciamola andare. Grazie Fabio! Grazie per i 6, grazie mille. È lì, stronza. Vieni qua se vuoi, perché noi ormai non torniamo indietro, ormai siamo qui. Intanto all'epoca era così, comunque, fatta molto bene anche la piramide, bellissima, ma pure le rane fatte molto bene. Questa musica. La stronzaggine era quella, comunque. La stronzaggine c'era allora e c'è anche adesso, non è che è diminuita nel tempo.
continuiamo a recuperare monete. Poi in realtà dovremmo un attimino organizzarci. Ma quello vuoi via. Grazie Danny, grazie per i 6. Beh, mi sembra anche giusto, appropriato per il momento calendariesco. Dio Christian. Attenzione qui. No, no. Non la vedo per niente bene. Beh, vabbè, coglione pure io però, Cristo santissimo. Guarda la Madonna. Cuoricione, bello, bello. Il cuoricione ci sta. Questi li posso parare, ma niente. Poi rimane pure bloccato. E quello è il bello. Quindi abbiamo riperso tutto quello che avevamo guadagnato prima. Attendiamo. C'è uno che lo prende e uno che lo sputa. Noi cerchiamo di andarcene un pochino più là. Eventualmente. Le freccette me le tengo sempre sotto mano. Che dovesse uscire una nuvola di merda. Oh, aia, la mamma puttana però, eh? Attenzione. E ok. Qui era fatto. Qui non si capiva. Qua un po' si vedono le ombre frangenti. Grazie Red October, grazie per i 19. E qui boss fight. Boss fight che non credo possa finire benissimo. Poi vedi, tu vieni colpito in questo modo ignobile. Ok. Sempre da beccare in faccia, dove possibile, eventualmente. Non sempre è possibile. Il mio problema... No, Cristo, mi è partita la freccia. La puttana di Eva. Ecco, già siamo... Ma non facciamo per niente danno. Ecco, effettivamente il fatto che... L'unica cosa che ho fatto ieri, che adesso non sto facendo, è quella che effettivamente ieri avevo preso qualche armaturina in più, anche inizialmente. Poi oggi lo stavo evitando perché ho detto, vabbè, calcolando che fanno cagare e se ne prendono 6.000 nel mentre... Però quel poco in più, effettivamente, Dio Cristo morto, ci serve. Niente, non riesce a muovere proprio il personaggio perché deve prendere delle botte imbarazzanti. Allora, vorrei cercare almeno di abbattere il boss perché sennò dobbiamo rifare tutto. Questo penso che sia uno di quei giochi che mi devo giocare per conto mio perché ieri, come detto, l'ho... Nella metà del tempo ho fatto il doppio delle cose. Alcuni giochi non possono essere fatti. Extra, proprio non posso. Vedi, poi si blocca così. Vabbè. Proprio una cosa anti live, anti episodi, anti cose. Grazie Aga, grazie mille. Ecco qua, prendiamo l'altra maledizione e diventiamo dei topi. Molto bene. Grazie per il Prime, benvenuto, benvenuto. Opela. Ora, suggerimento, premi in direzione di un muro a scacchi per aggrapparti. Perché il nostro topo ha questa caratteristica. Perché ogni personaggio ha una sua caratteristica, naturalmente. A parte prendere schiaffi in faccia. Qui possiamo scendere. Possiamo tornare indietro. E dobbiamo assolutamente comprare dell'equipaggiamento. Perché va bene che ce ne saranno più avanti di migliori. Ma qui si esagera con questi qui. Che sono veramente una roba imbarazzante. Sì, quello è stato l'errore che non... Aspetta. Perché volevo vedere... Riesco ad andare dall'altro lato, scusa. Ci potrei arrivare, però semplicemente non in questo modo, perché... Aspettate, datemi un attimo, perché qua dobbiamo fare una cosa. Per arrivare a quella porta, signori, noi... Aspetta, a parte evitare questi stronzi... Non ci arriviamo. Ok, adesso possiamo accedere a questa porta. Okay. Adesso va anche bene perché il boss l'abbiamo fatto, quindi tutto sommato ci sta come cosa.
Allora, questo vende uno scudo. Ideale per i roditori. Difesa 65. E... beh, inizierei a prendere qualcosina in realtà. Costa 430. Per il semplice fatto che quello che abbiamo noi adesso di scudo, la difesa è 23. Quindi almeno un 65 di difesa ci sta, dai. È onesto, sì. Return ti fa tornare al villaggio, perché una volta che hai fatto il boss e ti sei trasformato, puoi tornare al villaggino. Puoi tornare al villaggino. Di conseguenza il topo si può agganciare a questi qui, e quindi abbiamo la capacità di andare oltre, perché qui ci eravamo bloccati, vi ricordate? Che non potevamo andare oltre. Lui sì, invece. E vende uno scudo nettamente migliore dell'altro. Per questo che vi dicevo, occhio a comprare le cose, perché poi rimanete inculati, come in questo caso. Armatura del principe 56 più, vabbè, non ho soldi comunque. Però qui vendono cose. Vedi? Vedi? Io l'ho comprata proprio appena prima che... guarda qua lì, lo sfondo. Naturalmente era diverso, nettamente diverso. Il topino era così in retro. Adesso è così. Bellissimo. Guarda gli sfondi. No, basta con... ecco, questo è un problema, che rimangono anche le pepite di fuoco. Orco 2. Qua tocca correre e eventualmente evitarsi di prendere ste cose. L'odio dal... ma attenzione, le palle di fuoco ci inseguono anche. Incredibile. Ecco. Bene, bene. Qui lo vediamo benissimo come... ah, però qui si possono eliminare. Giustamente. No, in realtà andrebbe bene anche... allora, la freccia ci dice lì. Ah, per il semplice fatto che qua non possiamo andare. Quindi... ok. Bravissimo. Però aspetta. Merda, questi rinascono come le merde, proprio. Che poi in linea teorica lo scudo dovrebbe scudarsi, nel senso. Però, siccome la strada è quella, però vuoi che non ci sia qualcosa lì sopra di nascosto? Allora riuscissimo a... merda, è la madonna però, Niente. Non c'è un problema. Allora, sarà anche il pad della 360 che... questi sono da utilizzare con le freccette, sti giochi. E il pad della 360 c'ha delle freccette che sono una merda ricapata. Infatti sto usando l'analogico, ma è una merda l'analogico per questi giochi. Quindi non è una scusa per dire che sono comunque una pippa clamorosa, su questo non ci piove. Attenzione, vedi. Questo ieri credo di non averlo beccato. No, ti ridai i cuori che sa che hai perso durante l'arrivo in questa zona. Ah, la porta era lì, tra l'altro. Meno male, almeno non mi dovrei fare tutto clamorosamente. Allora prendiamo qua, ci rifacciamo questa parte qui. Sapim, eventualmente. E ok, qui ecco c'è un altro che vende robe. Vediamo cosa vende. Questo vende anche una spada. Più 95 attacco, difesa. Questi no, magari. Ce l'ha quell'altro. Però l'attacco, noi abbiamo la spada avorio, 63 attacco. Questa fa 95 attacco. Però ci vuole, perché sennò veramente facciamo cagare. Quindi qualcosina la dobbiamo per forza mettere, signori. In linea teorica, vabbè, una cosa che volevo vedere era... noi dovremmo beccarli questi stronzi, però se scappano. Ecco, questi ti inculano male, perché questi saltano anche nel mentre tu provi a attaccarli. Con le palle non so come funziona. Grazie Tarantina, grazie per i 7. Grazie mille. Questi c'hanno quella... ecco. Poi a te sì. Vedi, a me si blocca male. Poi... cioè, sono seri problemi. Pure questi qua, questi c'hanno quell'attacchino così. Quindi devi beccare proprio nel momento esatto che ti dà. Allora, io avevo visto anche che... no, che non funziona qualcosa, però. Di dare una scudata agli avversari per... perché in linea teorica, se tu non premi quello dell'attacco, lo scudo dovrebbe... ma non... fa vedere? No, non funziona. L'avevo visto forse in un vecchio... in un vecchio Cristo morto, vedi? Questa era la parte che vi dicevo. Questa è la parte dove ti legge nel pensiero e fa esattamente tutte le cose opposte. Poi sarà... vedi? Non riesci a... a fare niente, quindi...
Questa è la parte stranamente letta nel pensiero. Questo non c'è niente da fare. Questo, vedi, appena lo lascerei, perché tanto siamo morti, quindi. Facciamo che gli lanciamo questo, magari un attacchino glielo tiriamo. Allora, stiamo morendo e non abbiamo neanche la possibilità di... ok. Vedi, poi questi ti saltano così, sti pezzi di merda di Cristo morto. Guarda la Madonna. Ma io credo che questi siano fatti proprio apposta per farti bestemmiare male. Bellissimo, però anche meno. Cioè, proprio leggono nel pensiero. Va bene, siamo disposti a bestemmiare male, però. Che un pochino meno. E dov'è che dobbiamo andare? Di là sempre. Madonna, Elena è veramente una rottura di cazzo, eh. Sono 18 ore che piange. Incredibile, sta bambina. Polmoni, veramente. Porca puttana. Grazie, Anza, grazie per i 25. Questi quanto costavano? Più 70 di difesa, questo scudo. Quello che abbiamo noi, 23, 65. Vabbè, per questo anche un po' meno. Questo 56 più 1600, però non li abbiamo, quindi. Vabbè, ci riguarderemo. Ecco, cerchiamo di non farci inculare malissimo. Ok. Attenzione che qui le palle di fuoco ci inseguono male, quindi cerchiamo di... ok. Però vedi che questa me l'ha parata pure con lo scudo. Ma io non riesco a capire come funzioni questa cosa, perché... via. Ok. E qui si riparte con estrema leggiadria, cercando di eliminare bestie e accumulando moneta, che naturalmente ci è necessaria per livellare. Grazie Eminic, grazie mille per i 27. Allora, questo ci aveva la spada che avevamo preso. Questo qua 55, questo 35. C'è una roba di merda. Attenzione, no, adesso noi con violenza dobbiamo andare a eliminare questi rane di merda. Fai a fare in culo, perdendo naturalmente la vita in modo ignobile, perché è così che funziona. Magari non tutte, però ecco, questi sono quelli che... questa parte veramente la odio profondamente, perché ti danno parecchia moneta, perché giustamente sono grandissimi figli di puttana. Però anche meno si poteva fare. Per questo non ho niente da lanciarli. Frecce, cose, bombe, no. Monetina, monetina. Sembra poco, ma le monete, signori, sono... vedi, gira appena prima che arrivi tu. Poi di punto in bianco. Guarda, è fatto proprio... giustamente è fatta apposta, per incularti. Non è che... al momento giusto, quindi io però faccio così. Quello che dovrebbe prendere niente non è proprio fattibile. Questa parte qui è veramente ignobile. Non che non vengono loro a suicidarsi, ma noi siamo morti di nuovo, quindi non so se posso. Bravo, questa era veramente la scelta migliore da fare. Bravo, uccidiamoci. Perfetto, un'altra volta per favore. Perfetto. È così, signori, non è fattibile niente. Ieri questa parte l'ho fatta in modo molto più... niente. Entra in un loop dove è impossibile riuscire a fare cose. Stranissimo. L'ha parato così, non so come, ma... per buono.
ecco, aver preso quello almeno già qualcosa qua. Allora, qua facciamo che tanto prende nuovo P. Troppo. Va così. Nella fase calante bisogna prendere. Qua credo che bisogna andare totalmente a caso. Per forza di cose. Grazie Eminic, grazie per i 26. Devo ringraziarlo, credo di sì. Quelli là, quella è veramente una parte dove per forza di cose va tutto in malora. E va fatto. Vedi, questo non lo becca, niente, rimane trasparente. Andiamo avanti e dietro. Molto bene. Oh, c'avevo una chiave. Noi in realtà non so. Continuiamo ad andare su. Ah no, qua si arriva. Vabbè, lo facciamo così. Oppela. Bravissimo, usa la chiave. Dove siamo? Ok, non benissimo. Oddio, però vorrei prima vedere qua sotto dove. Ah, non lo so. Nel senso, si va sia giù che su. Da valutare questa situazione. Abbiamo solo un cuoricino di Cristo, che comunque stiamo sputtanando perché c'è un problema. Vedi? Così separa, come giusto che sia. La Madonna incoronata che non ti incula, ma te lo dice. Niente, basta, è finita. Basta, non puoi fare niente. Puoi buttare il pad. Puoi buttare il Cristo morto di pad. Dio inculato. Vai così, vai così, vai così. Scendi giù. Corri, corri. Corri, corri. Prendi questo. Nel culo lo prendi. Bravissimo. Bravo il topo. Va. Vai, vai. Bravissimo. Sei morto. Sei morto. Niente, niente da fare. Sei morto. Per forza. Eventualmente. Fate voi lì sopra. A piacere. Bravissimo. Tua mamma è una grandissima maiala. E il fatto è che, no, veramente sta partita una merda. Cioè, nel senso, ieri questi giochi me li devo giocare per conto mio, perché non è fattibile. Quando giochi per conto tuo, cioè, per carità, bestemmi, ma vai meglio. Così, così veramente, cioè, c'è della problematica. Mo' per dire, noi dovremmo arrivare in condizioni di poter fare il boss, ma non ce la faremo mai nella vita questa cosa. Allora, qua, a questo punto conviene fare così. Bravo. Perché sei un coglione del cazzo. Ma è giusto così. È giusto così. È giusto così. Rimani qua. Bravo. Bravissimo. Bravissimo. No, adesso sì. Andrei a prendere tutti perché sei un coglione. Inseguilo. 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 A costo della morte. A morte della costo. Attenzione. Messo. C'è lei eventualmente. Servirebbe una. Ok. No, non faccio niente con questo. Una fiaschettina azzurra, perché dove sono? Se no andiamo da nessuna parte. Questi comunque. Allora, arrivano precisi. Niente, siamo morti. Non ci riesci. Ah. Finita, finita. Cioè, no, la mamma è veramente molto puttana. Noi paghiamo le conseguenze. Ecco qui. Eventualmente. Ok. Ok. Magari anche meno. Suggerire di acquistare equipaggiamento adatto nel negozio. Lo so, ma il problema è che ci mancano i soldi. O meglio, ne abbiamo un po' di soldi, ma ci serve qualcosina in più per accumulare moneta. Che poi, per carità, rimuovere come uno stronzo e guadagnare un po' più di moneta. 1.700, ce ne serve ancora un po' di più per apprendere. Cosa? Non ricordo, però. C'era qualcuno che aveva una attrezzatura fatta bene.
E però non ricordo se era questo o no. 56 difesa. Non è tutta sta. Vabbè, oddio, siamo con 3 di difesa. Quindi effettivamente una 56 di difesa potrebbe andare bene. Questo 70. Quello che abbiamo 23, 65. Un po' di attacco. Prendiamo l'armatura, vai, sti cazzi in ce lo metti. Però andiamo a vedere questa armatura. Cosa ha di speciale? Non lo sapremo mai. Armatura del principe. Ci sta. Allora, quelli. Ci vediamo. Adesso andiamo con la nostra armaturina del principe, che è tutta un'altra cosa. La leggiadria in questa armatura. Bravissimo. Per forza di cose andava preso. Qua. Bravo. Pare che lo fa apposta comunque. Non vorrei di niente, ma qua vedi, con l'analogico non riesco a prendere proprio lo spazietto che dobbiamo prendere. Di su. Grazie Jack, grazie per i 30. Grazie mille, grazie mille. Allora, prossima cosa che dobbiamo prendere sarebbe eventualmente un'arma. Che queste qua, 66 attacco, 95, non è manco troppo buono. Però vorrei eliminare questi, però non vorrei manco perderci. Ah, ma mo dobbiamo rifare tutta quella zona con quelli che ci inculano. No, allora no, 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 niente da fare. Ho preso una pozione, sì. No, 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 questi, faccio una bella cosa, signori. Inutile perdere tempo. Tanto ci beccano già questi che vanno bene. Vanno più che bene. Facciamo così. Tanto comunque a morire muori uguale, eh? Non è che. Non è che non muori. Non è che cambia granché dalla morte la non morte. Il fatto è che questi pagano tanto. Ti ammazzano anche tanto, per carità. Senti il sound, comunque. Senti il buzzer. Oppela, oppela, oppela. Bravissimo. Aspetta qua. Eventualmente se riuscissimo. Bravo. Strutturare. Anche meno. Come devi... Credo ci sia un modo più semplice per fare questa trovata. Guarda. Noi facciamo così perché siamo stronzi. Se questo non ci piove. Molto bene. Cazzo, noi ci dobbiamo fare di nuovo tutta quella strada. La Madonna in Goronetas. Cristo morto. La chiave ce l'avevamo prima. Prima siamo andati su, sì. Grazie Alex, grazie per i 46. Può essere, non sono pratico del... No, aspetta, andiamo su, no, sopra, no, andiamo. Sa Pim. Se non sbaglio, vabbè, tanto poi ci si torna pure. Pure qua si può andare giù per... Cristo. Non lo so, andiamo giù, prima eravamo andati su. Ma al contrario, tanto comunque ammazzarci abbassano uguale. Quindi. Vedi, questa sono quella inculata di Christian. Ok, ah no, anche perché qua c'è questa botta che. Non aspettiamo tanto questo. Inculaci in culo, lo sappiamo. No, devi andare nella porta aperta. Ah, vedi? Tutto sommato. Qualcosa di più utile? Bravissimo. Ok, la pozioncina ci sta. Ci sta la pozioncina. Ce la accogliamo. Che ci serve alla grandissima. Bravissimo. Questo va assolutamente
Sapin. Bravi tutti. Allora, Sorcione, qua mi raccomando, dobbiamo cercare di... Bravissimo. Prendiamo il tempo giusto, per piacere. Quello che potrebbe essere... Devo provare a giocarlo con l'arcade stick. Sarà peggio, naturalmente. Porco... Anche meno, però, eh. Porca la matriosca, Cristo di Dio morto. Pare che lo fa... Guarda qua che manco salta, Dio Cristo in croce. Per Cristo separa, però. Anche meno. E Sabin. Attenzione che questa copia diventa culo. Bravo, niente. Para a volte sì, a volte no. Perché? Perché sì. Perché sì. Questo dobbiamo calcolare che alcuni devono incularci, altri meno. Altri ci inculano da sopra. Accumuliamo moneta importantissima. Dobbiamo andare assolutamente a questo giro al boss. È da farsi. Un'altra morte non l'accettiamo. Proprio non l'accettiamo. Non è accettabile come cosa. Abbastanza ignobile come cosa sarebbe. Disonorevole, disdicevole. Non sportiveggiante. Se vorrei eliminarli anche perché sono un po' figli di coccoletta, possiamo dirlo. È la mamma puttana, però se ci vogliono da sopra e sotto, che cazzo è? Guarda Cristo morto in croce. Madonna. Perché voi siete fermi a volerli via sti pezzi di merda? Ma ti inculano comunque loro, non c'è un cazzo da fare. Guarda quello, guarda la Madonna incoronata. Quello col cappello di piglia sto pezzo di merda. Sì, per parare in linea teorica. Sì, ma c'è anche dell'essenzialità nella bestemmia, nel cercare di... Ok, questo che vedi? C'ha quella, quel fare, quel fare di Cristo che ti incula. Vedi? Guarda. Apposta, è fatta apposta. Che cazzo vai? Guarda sto topo di merda. Aspetta che ripassa, perché tanto con calma, questi vanno colpiti 600 volte prima di... Ok, con calma. Vabbè, 600 volte dipende pure dall'arma che c'hai. Noi al momento abbiamo... Scusa, ma noi la spada abbiamo questa che fa più 95 di attacco. Quindi insomma, abbiamo anche... Porco due, pure io, Cristo di Dio, ogni volta. Merda, merda. Vabbè, è giusto così, è giusto così. Perché se un topo di merda vai schiacciato come tale. Come tale vai schiacciato. Andiamo da quest'altro lato. Adesso dobbiamo salire per arrivare a quella porta, immagino. Giusto che sia. Sarà piuttosto lunga e... problematica. Porco dingibacco raperunzolo del Christius. Sali qui con finezza, leggiadria e porca la madosca. Niente. Niente, oggi non è fattibile, cioè, c'è dell'astio nei nostri confronti che veramente non è spiegabile. Cioè, c'è della Madonna di traverso proprio. Saranno i giorni natalizi che proprio i santi sono tutti lì che non c'hanno un cazzo da fare, quindi stanno a vedere partite nostre. Impossibile, possibilissimo, credo di sì. Giustificazione plausibilissima questa. Però anche ieri. Ieri forse, non so, stavano ancora pieni dal cenone. Può essere. Da valutare anche quello. Ok, qua. Va bene. Benissimo. Qua.
Stacco punta, stacco. Cristo morto, punta. Stacco punta. E poi dopo fanno un culo proprio all'ultimo. Manco. Manca di me. Vai. Bravissimo. Vai, sputa, sputa. Ah, ma non sputi adesso, eh. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Sì, sempre. Sono due santi che ci seguono. Sono, credo, numerosissimi. Perché stanno tutti qua a gufa. Porca troia. Cioè, stiamo a fa... Cioè, presente il torero quando fa le cose proprio di fino per evitare... Quello fanno. Cioè, quando io provo a colpirli, li evita proprio di un millesimo di... di centimetro. Però poi se fa un culo da dietro. Guarda sti pezzi di merda. Guarda Cristo morto in croce. Maledizione di Cristo. Guarda la Madonna. Tramato proprio. Guarda Cristo morto. Qua pure perderemo. Va. Vediamo quante volte ci vogliamo far colpire. Questa fottuta merda di porta. Scendi. Entra nella porta. Ecco. Drago zombie. Molto bene. Sapete. Attenzione che qui. Porca la puttana di Eva Troia. Bravi tutti. Mi facciamo veramente tanto danno, come potete vedere. Dopo una settimana e mezzo dovremmo farcela, però. Avete fretta, no? Tanto festività natalizie. Cristo morto. Presi, presi tutti. Presi tutti, presi tutti. A posto così, a posto così. No, una volta che ti ha colpito, basta, è finito. Così. Vai avanti così per sempre. Per l'eternità. Sì. Dalla Madonna. Ma per forza, magari di finezza e prepotenza, perché orco dingi. Basta, finito. Altro colpo... incredibile che ci ha dato, che non ci potremo mai più riprendere da questi assalti. Poi per carità, in questa facilità cioè, rispone sempre lì, quindi basta stare qua, non è che ci vuole la scuola, però per dire, ma uno ci prova giusto per gigioneggiare un pochetto, dai. Sapete, quanto passaggio è più questa volta, attenzione. E poi non riesco mai a prendere la moneta prima della maledizione, perché comunque si sputa delle monete, ma non riesco a intercettarle. Bravi tutti, ma anche no. Vedi, arca troia, niente, ci arriva subito la maledizione. Attenzione, attenzione. Altra bestia, altra bestia. Ole. Attenzione. E aspetta. E la Madonna Cristo. Ah, no, questo può nuotare però, eh. Questo può nuotare. No, volevo vedere cosa siamo, cioè, per sapere. Piragna, siamo un piragna. Allora, qui. Merda. Merda. Scusate, perdiamo un po' di. No, non so come sia accaduto, ma va bene così. E sono porte random. In questo gioco ci sono delle porte random che ho trovato a caso perché stavano da verso sopra. Ma... allora, prendiamo un cuoricione in più, ok. Tre cuori ci stanno. Siamo partiti con uno che era veramente una babbonata. Andiamo prima qua. Ok, questo vende una pozione. Ti fa recuperare vita. Ti dirò. La prendiamo naturalmente. E vai. Quindi possiamo morire tre volte. Anche meno sarebbe meglio però. Allora adesso. Adesso col piragna possiamo andare in acqua. Di conseguenza. Di conseguenza. Ci eravamo lasciati qualcosa con l'acqua.
Allora, di qua non possiamo più andare, in realtà, perché non si può arrampicare qui. E sì, ci eravamo lasciati qualcosa con l'acqua al pozzo. Vi ricordate che a sinistra non potevamo più andare? Mo' io non mi ricordo se c'erano pure altre cose. Il pozzo stava di là, credo. Non mi ricordo, però. Fammi vedere una cosa. Oppure qua? C'era qualcosa? No. Cosa avevamo fatto? Ok. No. No, però forse non era. Non lo so, vediamo. Cerchiamo di individuare il passaggio utile. Possibile qui? No. Io non credo. No. Ma io adesso che so nuotare posso riuscire da qua, dal pozzo? Sì. Ok. Allora, la tipa qua mi dice qualcosa di diverso. È bello rivedere qualcuno che sia alla mia altezza. Questo posto ulteriormente... Sembrava un circo ultimamente, ulteriormente, sarebbe strano. Di solito era così, e ti fa vedere la password per caricare la partita, se sei arrivato a questo punto, perché giustamente c'è anche la... Password retro, ah, te la fa vedere. Ok. Che figata. Salva la partita per noi, però va bene. Saluto, saluto a chi va. Allora, allora, cerchiamo di... In realtà ti dirò. E qui sopra, no, perché voglio capire, magari il piranha te può andare dall'altro lato. Io non credo, però. Allora, ti faceva andare sempre al deserto da quel lato. Quest'altro lato era abbastanza improponibile e io non mi addentrerei più di tanto, però Nel deserto. Voglio andare a vedere una cosa perché... Questa cosa... Cazzo, ma neanche una freccia c'ha l'anima degli mortacci vostra. Guarda Cristo morto, ste fottute merde. Le nuvole del cazzo. Madonna. Quando eravamo morti là alla piramide? Ma questo non si abbassa. Porco. Che cazzo devo fare che non si abbassa sta merda. Vabbè, se non ti abbassi almeno te devi parare, Dio Cristo morto, no? Però devo saltare. Allora, qua mi devi per forza usare uno di questi così. E vattene a fanculo dall'altro lato. Allora, di qua. Però non credo che ci potevamo andare. No, non lo so. Un giorno dovremo in modo... No. Adesso devi fare una cosa... sportiveggiante nell'arrivare lì sotto. E però non da qua, da un po' prima dell'uscita magari, perché era porco. Mi pare che devo saltare qui a sti cazzo le cose qui. Avere un po' una stanzata. Questo, allora, la cosa buona è che si para sia dall'alto che dal basso, però. Niente, non mi prende di fare delle cose veramente strane. Veramente molto strane. Ma questa te la lascio. Mentire. In combo alla Madonna. Non riesco a salire perché mi respingono sotto. Uh,
Vattene a fanculo però, non me li puoi fare sti nomi, Cristo di Dio. Vediamo, vediamo. Va bene. Guarda che... aspetta, aspetta, venite da qua, non era... No, non c'era il sole però. Ed era fatto in questo modo il piranha, molto bene. Grazie Gardino, grazie per i 41. Anche a te family. Grazie Gardino, grazie mille. Oppa. Molto bene. Qua dentro. Noi non c'eravamo arrivati qua. Che eravamo morti poc'anzi prima di entrare. Vattene a fanculo, pezzo di merda. Ok, in tutto ciò noi adesso ci dobbiamo rifare tutta la strada indietro. Non benissimo. La risalita un po' faticosa, la discesa in attimo. Olè. Allora qua qua ci risputava là. Però non ha, non credo che abbia senso per me andare di là, o no? Nel senso, se proseguo di qua, che utilità c'ha? Nessuno. Posso... la tua mamma però è una grandissima lavoratrice on the road, che gli piace proprio il salame di cioccolata. Cristo santissimo. Ingoronetos. Almeno ci danno un sacco di cuori, eh. Grazie Antonio, grazie per i 45, caro. Ben ritrovato, buone feste Antonio. Grazie, grazie mille per la messa buona. Il soldo là. Ah, abbiamo un bel po' di palle di fuoco, che in realtà pensavo di più prese in pieno. Bravissimo, bravissimo, niente. Basta, ci siamo giocati tutto in un attimo. Basta poco, non rivado su perché sennò riprendiamo il granchio in faccia, che è proprio una bella cosa. Però dobbiamo cercare di capire se... cioè, ma i giochi di una volta erano veramente stronzi. Comunque, c'è poco da fare. Questa è l'ultima? No? Non ci sarebbe qui questa stradina qui, ma noi... ritorniamo dietro. Grazie, grazie. Sapino, non è vero? A beccarlo sarebbe meglio eventualmente, sempre una cosa a piacere, sapendo. E dobbiamo anche vedere effettivamente dov'è che dobbiamo andare, perché non mi ricordo. Zone acquitrinose, dove, a parte quella lì dove non riusciamo a tornare indietro, ma non so se effettivamente era da farsi o se noi ci eravamo ritrovati imbarcati lì, Torniamo per il momento al villaggino, che capiamo un attimo la situazione. Sì. Allora, ma qualora io facessi questa cosa? Ok, torniamo al villaggio, bravissimo, bravissimo. Questa cosa del pozzo dove siamo andati prima, perché onestamente non mi ricordo minimamente la vedi adesso possiamo spiccionare in questo modo. Scusate, che non possiamo aprire quella porta è un altro discorso, però almeno altre porte le abbiamo a disposizione. Ok, un po' di moneta che non fa mai male. Ok, ok. Ah, ricordiamoci che ci dobbiamo tornare. Qua devo saltare in qualche modo lì, ma non... no. No, la spiaggia, no. Però è qua indietro che non riuscivo più ad andare, eh? Quindi facendo così... ah, c'era solo lui. Scudo acquatico, piranha più 85 difesa.
Lo scudo che noi abbiamo adesso è 40, 43, 40, 43, 40, 43. Quindi, onestamente, questo qua in realtà 85 difesa. Io lo prenderei. Anche per il semplice fatto che costava poi tantissimo. Il problema è che effettivamente là dovevamo saltare lì, quel frangente. Perché se dovevamo saltare è un problema. Perché? Porca la puttana. E poi io ho un modo de spascio Ok, va bene qua, no? Vediamo se c'è dell'altro. Ok, là. No, io qua posso accedere. Voilà. Cara puttana. Sono indeciso se proseguire su o buttarmi in acqua. Per quanto poi lui può comunque risalire in modo abbastanza leggiato. Quindi, però, anche per capire. Allora, qua là c'eravamo comunque già andati, no? Se magari vediamo di farci uccidere un altro. Poi vedi, si muovono veramente per incularti. Allora, io non penso che dobbiamo salire lì sopra in modo così ignobile, no? Basta. Preso, bravissimo, giusto che sia. No, bravissimo. Tirani a 40 difesa, tra l'altro questo rispetto a quest'altro che è, vabbè, ognuno ha il suo e no, però non ho la più pallida idea. Grazie Nico Brighi, grazie per il Prime, benvenuto, benvenuto. Dove cazzo si deve andare? Non lo so. Non ne ho la più pallida idea. C'è un altro modo per. A dove fa? Bravo. Beh, magari non è necessario per forza prendere tutte le palle di fuoco, eh. Qualcuna possiamo pure evitare. Giusto così, per piacere, non peraltro. Io per rifare quel passaggio che abbiamo fatto prima e cercare di capire, cioè, più che altro là cadiamo e c'è poco da fare. Adesso che ha. No. C'è da trovare la strada giusta. Bravissimo, bravissimo. Intanto tu puoi risalire qua come se non ci fosse un domani. Ok. Io penso che quei blocchi si spacchino, ma credo che dobbiamo avere qualcosa di particolare per spaccarli, che non so cosa possa essere. Credo di sì, perché la strada per passare è quella, ma non so cosa ci voglia. Se è una spada particolare, un'abilità particolare. Dovremmo controllare in realtà. Allora, qua sotto avevamo visto, no? Di là eravamo andati, sì. Ci vorrà qualcosa di particolare, ma non so cosa. Facciamo. Ma qua eventualmente la porta rimane, no? Ok. Allora, no, non ho la più pallida idea, onestamente. Non ce lo so. Dobbiamo trovare poi una solution.
Piranha attacco 62. No, questa abbiamo 53-85. Quindi quella. Scusa, fammi. 12, ok. Non lo so dove dobbiamo andare. Boh, qualcuno di voi l'ha giocato. Non ho più pallida idea di dove si debba andare, onestamente. No. No, qua non ci passiamo, che ci vuole verso Orso. Perché? Perché entri qui a caso? Dall'infermiera. Qua dove si andava? E vabbè, sempre a questo. E non era. Questo non era, questa neanche. Di qua non si va. L'inghippo da qualche parte ci sta, ma bisogna quindi sta. Allora da là si risaliva di là e va bene. Perché di là non salta comunque, più di quello non può fare. Questi non. Non posso provare a buttare tutto, ma. Qualche inghippo qua, ma non so quale possa essere. Vabbè, questo è quello di prima. Perché di là non ci arriva questo. No. Non lo so, signori, non lo so. Onestamente non lo so. Anche perché deve essere per forza qualcosa qua, perché noi più di questo non possiamo andare. Quindi deve essere per forza questa qualche zona qua, perché non ci stanno altre soluzioni. Meno che non vado sulla destra lì nel. Nel deserto. Ma io non credo che sopravviviamo granché qua. Cristo di Dio di freccia, ci avessi una volta a portarci su. Niente, va bene. Proviamo, l'unica cosa è questa. Sì, mamma mia. Facciamo che li schippiamo direttamente. Buonanotte. Ma muoio, no, questi non l'ho passato, no? Che cazzo. Merda, Cristo di Dio. Però penso di sì a sto punto che la strada è questa. Il sound. Poi la madonna. Cazzo del merda. Dio Cristo morto incoronato. Esci da qua. Guarda la madonna. Sì, vabbè, però. Da dove usciamo? Cioè, una volta che cadi qua, basta, finito. Vieni. A posto. A posto. Andiamo per forza, non potevi uscire. Se non puoi uscire, cazzo. Grazie, Nick. Oh, merda. No, basta sti scheletri di Cristo morto in croce. Niente.
manca pure cascasca, penso, non è qua sotto. Oddio. È mia. Guarda il Cristo morto. Cioè, sembra veramente inutilizzabile. Veramente le bestemmie come se piovesse. Ed è giusto che lanciarlo. Veramente imbarazzante. 30 difesa più speciale, no. Potrebbe far bene a qualcun altro, ma... È squamata e non teme la lava. Guarda, io me la compro. Difende meno, ma ci può fare. Cattura cuori e pensieri. Questo probabilmente ti dà più cuori che quella che stavamo utilizzando adesso, eh? In realtà, credo. Vai. Ok. Quindi qua c'era solo questo. Molto bene. Dio malefico. Ah, perché qua dobbiamo per forza andare nella lava. Per forza di cose. Ma ce l'abbiamo quella dei drago, mo. Ok, allora vai. Ho visto quello che salta. Niente, queste sono impossibili da prendere. Sono quelli che ti leggono il pensiero. E niente. Io non posso fare niente. Colpetto e via, sei morto. Andiamo via. Vabbè, vattene, va, è inutile che combatti. Facciamo che andiamo avanti a platform style senza combattere, perché tanto non si riesce a fare. Cuore, 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 cuore. Tanto ne perdiamo 18. Scusa questo, butta tutto, butta tutto. Il cuore oltre l'ostaculos. Vabbè, poi quando te beccano entri nel loop che te beccano sempre, vedi, non ti riesci a muovere. Permesso? Oh, qui nell'acqua già siamo più nel nostro ambiente. Qua possiamo andare da qualche parte, a parte andare nell'altra porta. Ok. Proviamo le porte. Ok, là non posso salire però. Aspetta, però posso andare oltre o è chiuso? Ok, qua ci vuole il sorcio. Quindi solo qua posso andare. Ah, ok, quindi ci stanno zone dove ti cambia la configurazione. Ma a me il sorcio mi serviva. Cioè, comunque qua non ci faccio un cazzo con questo. A meno che qua cosa c'era? Ah no, lui non può risalire sopra, quindi no. Ma allora mi devo rientrare e mi devi far diventare sorcio. Possibile? Ah sì, ok, ok. Quindi scegli, non è che... Perfetto, perfetto. Perfetto, una parola grossa. Ecco, adesso però un attimo. Aspetta un po' perché... Magari questo... Ok, questo va bene. Dopo 20, 65... 23. Dopo 3, 30, 56 speciale. Vabbè, questo dipende dalla lava. Se ci sarà ancora della lava, per forza di cose. Bravo il topo stronzo. Dove va? Vedi là, per esempio, ci serviva qualcosa per spaccare, credo. Cos'è?
Sì, ma spiegami che cazzo mi dai, però. Anello del fulmine. Cioè, una qualche indicazione per sapere che roba è? Facciamo nel retro. Era veramente non ottimale la gestione. Vabbè, chiavi non le aveva. Abbiamo un anello del fulmine che... Però, a sto punto, scusa. È l'unica cosa che potevamo fare. Quindi adesso con l'anello del fulmine possiamo spaccare queste. Bravi tutti. E va bene, scendi. Mi conviene tornare... In realtà non lo so. Cosa mi conviene essere? Se sorcio o no. Beh, magari ne spacchiamo tutti. Return? Senza... Può essere, può essere. Può essere, perché noi da qua possiamo. Possiamo. Grazie Davidinho, grazie per i 10, grazie mille, grazie per la resa buona. E grazie a Metro per i 55, grazie cari, grazie mille. E... Quindi adesso da qui risbughiamo di qua. E possiamo beccare questa porta. Allora, scusa, ti dispiace se... no, perché là mi dava pure qualcosa, magari... Lascio queste per poterci entrare, però. No. 90 attacco piranha. Piranha 46 difesa. Al momento... però non sappiamo gli altri che fanno, in teoria. La spada 90 attacco più speciale. Spada fortunata. Vabbè, la spada fortunata ci può stare. Che dà comunque un... E 53, 90 più speciale, che non sappiamo cosa sia, però. Tanto qua penso che riciccia quando... E però, oltre a questa, cos'altro c'era da scassare? questo già... Cos'altro c'era? Dove erano gli altri mattoncini da spaccare? Qua, che però non posso colpire dall'alto verso il basso, quindi mi attacco comunque al cazzo. Qua lo potevo fare col sorcio che si può inclinare. Che però c'è utile. Blocchi sott'acqua la spiaggia? Possibile. Allora, aspetta. Ecco, dobbiamo andare su questi cazzi di cose. Questo qua. Vabbè, qua non abbiamo comprato niente. Però queste che costano poco quasi le tolgo anche per... Così. Che ci va? Vediamo, non mi ricordavo onestamente. Ci rendiamo... Vabbè, passiamo sempre da solo. Spada fortunata, come detto, non sappiamo per quale motivo è fortunata. Alla fine mi sa stavano sott'acqua, no?
farla. Definizione. Moneta. Mazza di mortacci sua. Attenzione, paratona da panico. Attenzione alla discesa, che comunque sempre. No. Che cazzo. Comunque le frecce che sono quelle più utili, mai per il cazzo te le dà, eh. E niente, ora ci siamo bloccati così, non riusciremo mai più nella vita. Eppure questi, per carità, possono essere utili, ma le frecce perché ti danno la possibilità di colpire chi normalmente non puoi colpire. Grazie Aldot, grazie per i 50, grazie mille anche a te, anche a te. Ma può servire, orco. Ah, ti ammazza, non pensavo fosse un trick, magari lo scassavi, facevi cose. Invece te in culo. Salve cari. Ad incrocio, attenzione. Ma io là già c'ero stato. Non credo, perché questo muori più. Vado a dare un'occhiata qua e poi di là. Ok, questo non mi serve. Quella madonna. Che pesce tu di merda. Via. Sono la piaga, che figlio della mignotta, come. Pesce lanterna. Così. Pezzi di merda. Allora c'è quella porta lì che mi sono un po' storta, diciamo. E non credo che ci si possa entrare, eh? No, invece sì. Il relitto. Attenzione, c'era anche un'altra zona di là. Però mo bisogna capire se dobbiamo orco andare prima qua nel relitto o là nella mamma puttana dall'altro lato. Però se mi metti pure i fantasmi che ho qua, mi ritrovo un faccio, non va bene, perché io vado avanti. Ma Dio Cristo. Merda. Spunano pure fuori questi pezzi di merda. Ok, questi li posso usare come. No. Magari orco. Pensavo mi dessero pure uno strappo in alto, invece no. E andate a fare in culo un po'. E niente. Fanno 6 milioni di danno. Milioni di lire. Ma scusa, ma sono immortali, come. Non riesco a capire. A posto, morto, game over. No, non li posso attaccare. Va bene. Grazie Raiden, grazie per gli 11. Grazie mille. Vabbè. Però Cristo Dio, possibile? Cioè perché proprio quelli proprio non si riesce a neanche a sfiorarli? Sarà la spada? Spada di Mitril. Quella c'avevo. Perché c'avevo quella, tra l'altro? Ma poi che cazzo di armatura. Cioè, mi ha messo tutte le cose a caso. Non ho capito. Non mica capito. Thank you.
Dite? Ma io quelli li avevo comprati per mettermeli da parte, non per mettermeli. Voi dite? Lui non lo sapeva, quindi li ha messi in automatico. Mi sembrava un po' strana come cosa. Molto stronzo da parte mia, possiamo dirlo? Credo di sì. Credo di sì, credo di sì. Siamo stati discretamente stronzi. Quindi io mo da qua dove cazzo devo andare? Devo rifare tutta la strada della spiaggia sott'acqua per andare al... E freghe d'ingulo! Freghe d'ingulo! Porco due! Cristo Dio! Per carità, sono stato stronzo io, naturalmente, però... È che... Cioè, più che altro gli altri li eliminava, quindi non ci ho manco fatto caso che c'avevamo delle armi e delle armature di merda. Cioè, per carità, ci hanno rotto il culo in un attimo, però... Non mi ero domandato l'ignobiltà del mio gesto nell'acquisto di cose. Cristo morto. Perché tanto vedi che comunque a essere incoglionito... Era incoglionito uguale, quindi... Il problema potrebbe ingannarti, perché poi la problematica sussiste, ma meno, ma meno. Mamma mia, le musiche bellissime, spettacolari. E qualora io... Allora, là c'eravamo andati, no? La puttana pure l'avevamo vista. Sì. Lo skippi perché tu lo skippi. E già che ci siamo, prima di andare là, diamo un'occhiata pure a che cazzo c'era qua. E cammina, porca la troia di Eva puttana. Non l'ho capita questa. Cioè, in che senso? Era un'altra parte simile a quella. Ah, ok. Eh no. Ok, ok, ci sta. Oh, bravo, un altro cuore che fa sempre bene, fa sempre bene. Queste naturalmente ricicciano come merde. Sapim! Bravissimo, bravissimo. Accumula soldi, accumula soldi. Sì, capitalista, sì, capitalista. Il piranha capitalista, guardalo. Bam, bam, guarda com'è capitalista. Capitalistissimo, capitalistissimo. Noi siamo qua a prendere schiaffi in faccia. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. È vero, ma giusto. Vai. Allora, ricordiamoci, qui ci sono i cazzi e i mazzi. La speciale squama che te incula. Onesto, Ernesto, quello onesto. Questo ci sbattiamo il cazzo. Attenzione, qua c'è il fantasma. Eccolo lì. Sapim, bravo. Magari se lo prendiamo potrebbe essere più utile che altro. Lo dico a fiducia, eh? Non è obbligatorio, ma se si riesce fa piacere. Moneta, magari la prendiamo in faccia. Bravo, guarda. Para, tacco, punta. Uno lo pari e due te li prendi. Bravissimo. È una questione de Cristi. Vedi, ormai entri in un loop dove non ti puoi né muovere né attaccare. È giusto così. Mi andrebbe lanciato il coso che rimbalza dall'un... Eiam, porca la puttana troia di Eva. Ma che cazzo è? A certe volte veramente rincoglionito di merda, eh. Guarda Cristo morto.
farti inculare. Non sta funzionando meglio di prima, però. No, un pochino sì, dai. Molto pochino. Qualcosa gli facciamo. Non tantissimo. Sono sempre delle belle badilate, ma siamo disposti a insisti prima che ti lanciano cose in bocca. E non solo, magari. Bravissimo. Tu accumula moneta che bisogna investire, eh. Parata, bravissimo. Parata, brava. Bravissimo. Oh, ho preso qua, giusto dove sia. Ok, tacco punta, bravissimo. Destra, sinistra, finché puoi, finché morte non ti colpisca tra le scapole. Come ha fatto quella moneta ad andare di là? Non lo sappiamo. Ma qua sarebbe quasi da farsi inculare in questo modo. Attenzione, doppio, 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 triplo, triplo, flashon. Bravissimo, paratina. Spada, spada. Tacco punta, volevamo fare gli splendidi, ma non abbiamo preso neanche più, quindi. Non benissimo, non benissimo. Poi almeno ci sta dando un po' di cuori di recupero, eh. Ora, siamo caduti qui, dove devo andare? Destra o sinistra? Sinistra direi. Apparentemente. Colpo un po'. Aia. Continge. Un po' asino quando lo prendo. Muori male, bastardus. Esibiamo. Sapim, pim. Vabbè, almeno uno, fermati. Cazzo de bar. Però quei cuoricioni grandi non servono un cazzo, cioè, nel senso. Merda puttana. No, e i sordi che fai? Lasci. Che stai fuori? Attenzione che quelli blu credo che siano ancora più cattivi. Per forza di cose. Qui si va a prendere tutto in proporzione. Ho perso un quantitativo di bonus. Non c'ho un cazzo. Quando meno te lo aspetti, ti esce il fantasmino nel culo. Devo comprare uno di questi che ti fa sempre comodo e piacere. Poi, naturalmente, quando ne esce uno davanti, ne esce un altro anche dietro, perché il tacco punta va prepotentemente inserito. Dammi il cuore. Dammo sede qua. Non è vero, era in basso. Pezzo di merda, bastardo. Vabbè, la mamma puttana però di questi non ce la mettiamo. Ma dove li vuole lanciare questo coso che io metto al culo, no? Per sapere. Questo che sfiducia. Allora, questo non riesce, allora fatti dare il culo. Attenzione, boss, captain. No, questo è cattivo, questo è cattivo. Attenzione, baratissima. Allora, se rimaniamo. Però dovrei capire io dove lo posso beccare, per sapere, eh. Grazie Gecchetto Gaming, grazie per i 35, anche a te, grazie mille. No, vorrei capire punto debole, faccia, sì. Non lo fermo e poi aspettiamo che ci salta in culo. Bravissimo. Posso uscire da qua perché ci siamo bloccati? Vabbè. Un po' di vite ce le abbiamo, le perderemo con calma. Non benissimo. Vediamo, una volta era così. Era bellissimo, tra l'altro. Guarda là. Era anche più facile da fare, tra l'altro. Nel senso. Perché è così semplice visivamente parlando che. Vedi? Si ripari e va bene. Poi lui salta. Lo evite.
porca la puttana della mamma. Là, ce la mettiamo sempre. Niente. Va bene. Va bene. Se ce la fai. Comunque ci legge il... il controller per forza di cose, perché ogni volta che salto io salta pure lui, ma proprio tecnicamente parlando è lettura mentale alla Psycho Mantis. Vabbè, una vita la dobbiamo perdere, anche perché non mi riesco più a muovere. Guarda, alla Madonna. Devo fare un saltino. Va bene, il primo saltino lo fa, il secondo lo puli. Bravissimo. Ora se riuscissimo a prendere, ecco, un po' di monete. Cristo di Dio, però ogni volta sta maledizione del cazzo. Che cazzo le lancia a fare le monete se non te le fa prendere? Porca troia puttana. Guarda se si leva dal cazzo quella nuvola di merda, Dio Cristo. Oh, vedi, questo sono diventate delle altre bestie che però adesso possono fare anche in alto e in basso, quindi questo potrebbe colpire quell'altro che stavano là sotto. Attenzione! Allora, prima di ulteriori bestemmie eventuali, lì. No? Bravissimo. Zappa come zappatone. Allora noi adesso un attimo che per il leone 93, 102, 125, questa 130, quindi siamo ancora in fase. No, perché non sempre quella che va bene per uno. Vedi, questa è la difesa, quella qua dico io fai sto cazzo, mentre va meglio questa qua, scudo di Mithril. Hai visto? 12 30 più speciale, armatura del principe gli sta bene. Allora aspetta, io andrei prima dritto per dritto e poi capiamo. Però così. No, Cristo, dove cazzo sono andato? Perché questa cosa è ignobile? Beh, non volevo fare questo, mi scusi. Vaffanculo. Qua ci dobbiamo venire col topo che è più piccolino, passa sotto e si attacca. Vabbè, niente, ritorniamo dove stavamo prima perché siamo ignobilmente caduti come degli stronzi. Bravi tutti, vai nel pertugio senza indugio. Vai leoncino, facci sognare. Come detto, volevo proseguire là, ma per il semplice fatto che è Sapim. Vedi che però c'è la mamma un po' puttanina. Come l'uva sultanina, la mamma puttanina. Allora, lei vende la spada muramosa. 250 attacco, la prendo, grazie caro. Non ho niente da venderti, non sei abbastanza incantevole? Cos'è questo? Ah no, niente, solo quella. Beh, però è una spada con i controcazzis. O no? Direi di sì. Per il leone più 250 attacco. Certo, questo c'ha quello speciale, ma sti cazzi in ci lo metti. Anche se questa in linea teorica probabilmente non spacca questi. No, li spacca uguale. Tieni. Ah no, perché quello l'anello ce lo fa quel bonus. Tu c'hai il fisico, bravissimo, fai così, poi di nuovo così, bravissimo. Quindi linea teorica, adesso col fisicaccio che c'hai non ci arrivi, bravissimo. Qua ci dobbiamo venire, non è vero, che ne sai, basta perseverare. No, Cristo Dio, siamo tornati qua. E con quale inutilità questa cosa, scusa? Ah, per andarsene, attenzione. Altro cuoricino, bravi tutti. Sì, e quindi di conseguenza io dov'è che dovrei andare, visto che non abbiamo altre opzioni. Se non vado errato. Grazie Kanan, grazie per i 14. Grazie mille. Ok, santissimo. Però c'era quell'altro. Ma riusciamo? Aspettate, qui c'è, ci sono le cose da provare. Allora, se avete altre idee su dove andare, va bene. Però in realtà lì ci sarebbe da, perché vedete che là ci sono tre tuboni da dove possiamo cadere. Il primo ci risputa sopra, il secondo ci sputacchia di là.
Quindi dovremmo fare il terzo. Dovrei riuscire a prendere di Cristo. No, o forse sì. Sì, bravissimo. Va bene anche questo, va bene anche questo. I sotterranei, vedi? È tutta una questione di macchiaggine. Questo con la spada spacca dei culi, eh. Poi con l'agilità magari un po' meno, però. Ci piace il leone, ci piace. Cattivo, al punto giusto. Bravo, il leone che però deve andare anche sopra eventualmente, qualora avessi del fisico per farlo. Non credo tu. Bravo, bravo. L'agilità è proprio il tuo forte su questo. Vedi, tu clicchi il tasto per saltare, ma il leone non salta. Il leone non salta. Il leone vola. Porco di... Si vede una spada da 250, non ammazza un cazzo di pipistrello di merda. Porco di... Bravissimo. Bisognare. Bene, così. Qui stessa cosa, solo che non riesco a farlo come prima. Quindi stessa cosa, esatto. Identica. Però quello lì me lo devi andare a ammazzare perché è proprio una questione di principio, eh. Mamma puttana. Mamma puttana. Lui ci ha preso. Muoviamo. No, la moneta. Ti skippano come se niente fosse. Sopra qualcosa ci deve stare, forza. Vai leone, vai leone, facci sognare. Non c'è niente, leone, leone. Ci potrebbe essere una porta segreta. E anche per il cazzo. Ma vaffanculo, quanti eravate? A pezzi di merda. Diam, leo, mannaggia la puttana di ma... Cioè tu attacchi e poi non attacchi. O attacchi o non attacchi, Cristo santissimo. Aspetta, mettiti quella. Ma questa funziona con tutti? Sì. Poi ci rimettiamo quella del principe. Però, ecco, siccome nel mentre lo prende al culo il leone, è meglio che... Si poteva evitare, ma... Secondo te la evita? No, non è vero, non volevo usare il fulmine. Mi scusi, mi è partito un fulmine per sbaglio. Poi tra l'altro quella classica era comunque molto bella. Bravo, bravo stronzo, aspetta che notate che fa tutta. Vai, vai che ce la fai, bravissimo, bravo il Cristo di Dio, bravo. Bravo, bravo, perché la capacità del platforming prima di tutto. Non è vero, c'avevo lo scudo di Cristo là. Dai, cazzo, oh, vado apposta, guarda Cristo. No. La freccetta me la devi dare, ma non ce la do. Vabbè. Quante altre volte. Vabbè, fatti attaccare, non c'è un cazzo, basta che vai avanti poi. Tutto il resto è noia. No, no, quella no. Quella. Però, scusa, tu non potresti adesso attaccare verso l'alto per incularti la nuvoletta di Cristo? Bravissimo, hai visto? Inculata alternativa. Niente. Cristo di Dio. Avanti. Servirebbe un cuore però, eh. Bravo. In realtà anche un altro cuore, devo dire. Avanzino cuori.
perché pure il leone non si abbassa come quell'altro. Una volta meglio questo così. Sopra e sotto, fammo una volta una volta un'altra. Guarda lì il fiore di l'albero di ciliegio. Siamo pure in zona dell'anima dei mortacci. Vai, vialo, 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 vialo. Oh, qua te li ridà tutti i cuori, bravissimo. Questo ci piace. Guarda che figata, però. Japan style, niente, dobbiamo ripartire da qua. Perché dovevamo passare sopra. Dio Cristo. Cioè, dovevamo passare da sopra, ma dovevamo pure via. Desalto quella roba, credo. Se ce la fa però, sempre. Grazie Danix, grazie per i 33 mesozzi. C'è anche la zona ventaleggiante. Oh, Erninja. Portarci sua. Ma bellissimo, non me l'aspettavo questo. Com'era all'epoca? Aia. Cristo Dio. È molto stronzo. È Cristo morto. Bastardi di me. Niente, però pure tu leon, Dio Cristo in croce. Che cazzo. Dio al culo a sti cazzo dei ninja. Bellissimi, per carità, però non ci vivrei. Ma sti pallettoni. C'è proprio niente. Ci avranno un significato, un qualcosa, credo. Arca. Niente. Ma quanto cazzo di danno ci fanno? Carità, c'ho quella del drago, ma comunque tra 30 e 56 non è che cambia il cazzo, però niente, abbiamo perso tutte le vite di Jesus qua. Non benissimo, non benissimo per niente. Aia. Ma bellissimo comunque. Guarda, a parte il fatto che ci inculano male. Livello bellissimo. Qua la musica non era particolare come questa. Comunque una figata. Poi comunque aver fatto un remake spettacolare, cioè spaventoso. Guarda, da questo. È così che si fanno. Oltre al fatto che è un originale. Ma è così. Facci sognare. Bossino, bossino, dammi il bossino, dai, anche perché sennò più di questo non riusciamo a fare noi, eh. Il tempio dai mio, o dai tuo. No, non lanciate pure queste cose che mi incazzo. La madonna però, se non si fanno colpi, se ne vanno, che cazzo fai tu? È bellissimo. Vieni. Dio Cristo però, puttana la troia di Eva. Vediamo se c'è qualcos'altro qua prima di entrare, no? Aspetta, questo ci incula uguale, pure se tu ti provi a parare, ma lui ti incula. Diciamo che le meccaniche sono un po' così, un po' problematiche. Allora, partendo dal presupposto che avevo in linea teorica parato quello che ci avevano tirato. Niente. Ma quello è il problema, lo scudo non funziona più. A questo punto dammi il lucertolone, questo non vivo mai. Insomma, è l'ultima vita questa, quindi mi sa che game over a breve ci sarà. Esatto. Ci ha tolto 4 cuori con un colpo solo. Il problema è che quindi non ci torneremo mai più nella vita. Molto bene, molto bene. Può bastare così. Può bastare.
Bello, bello, lo riprenderemo, ma non adesso. Anche perché non so neanche come ci siamo arrivati lì e come ci si torna. Quindi ci guarderemo. Bello però, bello. Peccato che non sono capace. Te fa bestemmiare.